ogni anno le scuole, soprattutto quelle oggetto di dimensionamento, ricordo che l'Istituto Comprensivo e Sio Continuo di Cattolica Eraclea a Montallegro è già stato oggetto di dimensionamento già 3 anni or sono, e tant'è vero che in questi 3 anni l'Istituto ha visto la presenza di dirigenti scolastici reggenti. Io in particolar modo, e da 2 anni, questo è il secondo anno che sono qua a reggere questa scuola. Dicevo, è chiamato a esprimere una proposta o più proposte. E quest'anno noi già avevamo espresso alcune proposte che erano già state verbalizzate e che erano state inoltrate agli uffici competenti. Successivamente, in seguito alla conferenza, al tavolo, diciamo, di lavoro che c'è stato in conferenza provinciale tra il provveditore, la dottoressa Fiorella Palumbo, alcuni rappresentanti dei dirigenti scolastici e alcuni rappresentanti delle amministrazioni comunali, in particolar modo i sindaci, e in seguito alle, diciamo, nuove proposte che sono appunto sopravvenute in questa conferenza provinciale, abbiamo, diciamo, deciso di rivedere le nostre scelte precedenti. E quindi il Collegio dei Docenti, che è l'organo collegiale competente assieme al Consiglio d'Istituto, hanno discusso 2 proposte. Tra le 2 proposte, quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti, esattamente 39 voti favorevoli contro 16 contrari, è quella che vedrebbe, meglio ancora, l'Istituto Comprensivo Ezio Continuo di Cattolica Eraclea a Montallegro confluire con uno dei 2 istituti comprensivi che molto probabilmente, se non ci sono novità normative dell'ultima ora, sorgeranno a Ribera. L'altra proposta che è stata, diciamo, non votata dalla maggioranza del Collegio dei Docenti e quindi dal Consiglio d'Istituto era quella che vedeva appunto l'Istituto Comprensivo Continuo confluire con l'Istituto Garibaldi, l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Real Monte. Quest'ultima proposta è stata bocciata. Ecco, quindi la scuola non ha ovviamente fatto nessun disposto, si parla di dispositivi, ma semplicemente ha diciamo, inoltrato, inviato una proposta agli organi competenti che nella loro piena autonomia e libertà decideranno. In particolar modo ad avere l'ultima parola in merito sarà l'assessore regionale Roberto Lagalla, che in base anche alle ultime novità normative prenderà la sua decisione definitiva. Quindi noi siamo in attesa di quello che avverrà in sede regionale. Non abbiamo mai visto questo signore a scuola a fare proposte, ad avanzare proposte o a dire la sua, ma tant'è che ognuno è libero di dire quello che vuole, quindi anche il signor Peruzza ha diritto a esprimersi, e quindi noi, diciamo, in un paese democratico accettiamo qualsiasi opinione. Certo, poi le opinioni sono quelle che non si dicono ma si fanno. E noi, a tal proposito, siccome si parla di una naturale appartenenza del territorio di Cattolica Eraclea e di Montallegro con quello di Siculiana e Real Monte, in realtà già nella nostra scuola ci sono dei progetti territoriali in essere. E uno tra questi, ne vorrei citare uno, che è il progetto Alicos, che vede la partecipazione delle scuole dei comuni di Cattolica Eraclea, di Montallegro e del Ribera, e non mi risulta a che ad oggi ci sia la partecipazione dei comuni di Real Monte e di Siculiana, ma tant'è che ognuno, ripeto, può dire la sua. Poi questo riguarda il progetto Alicos con l'associazione Mare Vivo, che lo scorso, se non ricordo male, 18 febbraio ha visto la partecipazione di tutti gli studenti delle scuole appunto di Ribera, di Cattolica Eraclea e di Montallegro, con l'installazione a ridosso, diciamo, della foce del fiume Platani delle barriere blocca plastica. L'altro progetto è quello che vede il
l'istituto comprensivo continuo, e far parte delle cosiddette aree interne sicane, laddove ci sono dei progetti che riguardano sia progetti extracurriculari di laboratorio con un finanziamento di circa 820.000 euro, adesso così ricordo che sia questa la cifra, più altri 65.000 euro che riguardano progetti legati alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici. Anche qua, vediamo che la partecipazione dei comuni è quella appunto sia di Ribera sia di Cattolica Cataclea e di Montallegro, e non mi risulta allo stato di fatto, però accetto, attendo smentite, che ci siano i comuni di Real Monte e di Siculiana. Quindi questo è quello che io posso dire come legale rappresentante dell'istituto comprensivo continuo di Cattolica Cataclea e Montallegro. Non è un auspicio così, un desiderata personale, è semplicemente una naturale appartenenza a un territorio, a un polo territoriale importante che è quello di Ribera. Si parla pure che i paesi, signor Peruzza, non voglio entrare in polemica, diceva che i paesi di Cattolica Cataclea, Montallegro e Siculiana e Montallegro sono caratterizzati da attività comuni che riguarderebbero l'agricoltura. Vorrei chiedere al signor Peruzza qual è l'attività principale del comune di Ribera, che ancora non l'ho capito. Il comune di Ribera, a mio giudizio, di quello che io posso sapere, mi risulta che è un paese a vocazione agricola. Ora, se il signor Peruzza vuole smentire questo dato di fatto, io attendo smentite, ecco. Ma anche il comune di Ribera, come i comuni di Montallegro e di Cattolica Cataclea, è un comune a forte vocazione agricola, quindi abbiamo tutto in comune con queste realtà. Quindi l'auspicio è quello che l'Istituto Comprensivo Continuo possa continuare la sua attività didattica, la sua attività di, diciamo, collaborazione con gli altri territori, inserendosi nel contesto del polo territoriale di Ribera.